Speciale cinema. Ed eccoci con un nuovo appuntamento su Speciale Cinema, qui sempre a Radio No Frontiere. Allora, caro Federico, e anche caro Luca, cosa c'è di nuovo per questo appuntamento? Perdonami il gioco di Allora, il parole. cinema Per il c'è cinema, la certo. recensione di un Il film film, lo chiamavano lo chiamavano Gigrobo. Gigrobo Per il con teatro? la per, no, una cosa per volta, ma No, che facciamo? Una cosa stretta stretta, no, qua principale è dobbiamo stata la spesa, no? snocciolare piano piano e quindi partiamo con questa recensione. Lo chiamavano Gigrobo, non vuole essere una copia del cartone animato, vuole essere una risposta italiana ai film americani tipo Quentin Tarantino. Ah, quindi una risposta E devo importante. dire la verità, con mia grande sorpresa, questo film merita 7 Un bel 7, perché ecco. è una dinamica di azione stupenda e lo chiamavano Gigrobo è soltanto un pretesto perché ci sono scene tipo Quentin Tarantino di insomma, scazzottate, però diciamo la struttura è quella di Gigrobo e non escludo che ci sia un sequel perché è stato fatto talmente bene con Alessia Petricelli che viene dal Grande Fratello 12 che Ah, si è caspita. dimostrata una grande attrice, benché è alla sua prima prova come attrice. Quindi promossa? Promossa a pieni voti, Ottimo. Alessia praticamente aveva partecipato a un provino. Non riusciva a sbloccarsi perché il regista gli aveva chiesto una prova di pianto. Allora lei su quello si era un po' tirata indietro, però tornando a casa la madre ha detto alla figlia in romano: Bella figliola, tenemmo un mutuo da pagare. Allora fatta scio chianta, non so in romano come si suol dice, praticamente che è successo? Che l'Alessia si è data manforte, ha rifatto il provino, è uscita piangente e questo. Insomma, ha dimostrato Quindi che buona la seconda. buona la seconda è regista la scelta perché, devo dire la verità, la ragazza sta imparando l'italiano, ma ha una discreta inflessione dialettale romana anche quando fa le interviste. Quindi i complimenti al regista perché ha saputo trovare la persona Ci ha adatta. creduto. E non erano semplici le scene di pianto come le scene di un sesso forzato. Però io voglio in questo film di cui, come sempre, non diciamo la trama, ci sono due momenti flash che vanno registrati. Cioè, come una persona, come l'Alessia che interpreta una persona ferita, alla fine sia essere una persona dolce per dare dolcezza a una persona aggressiva. Dare e avere. Cioè, io ti rendo la dolcezza. A te che sei aggressivo, nonostante io ho subito aggressioni nel mio essere donna. Quindi il regista ha focalizzato bene e è riuscito pienamente a dare ragione. Però, come lui stesso ha ammesso in una intervista, il progetto a noi ci piace perché mai sarà stato fatto un tentativo di questi. Cioè, a me piacciono i film di Quentin Tarantino perché però giustamente non avevo trovato nessuna analogia in Italia su questo. E poi dobbiamo anche dire Non è che facile non fare è un neanche ambiente. facile. Il regista comunque si è fatto un'analisi di se stesso, ha messo delle musiche di Anna Oxa, riferendo al personaggio del cattivo, ha cercato di dare se stesso come fosse una creatura, un quadro d'equipaggio che sta per pittare e quindi ci è riuscito alla grande. A me è piaciuto per questo perché C'era anche no, Luca con c'era anche te? Luca, il film, lui l'ho visto alle 22:30, non è un film che fa dormire anche se È siete un vero. attimino sul sonno. Tu come l'hai visto, Luca? Eri in quel Che cinema? giudizio dai? Ero sobrio prima Eri cosa. sobrio perché, Questa è come una si cosa sa, lo importante. facciamo bere ogni tanto. E quindi che giudizio, che impressione hai di questo film? No, è un film veramente, come diceva Federico, che merita un voto Esaustivo, decisamente. abbastanza alto, quindi è un film che è da vedere a tutti i costi. Federico ha dato 7, tu gli dai? 7. 7, quindi un doppio 7 a lo chiamavano Gigrobo. Benissimo, siamo molto contenti di tutto ciò. E
Se hai altro da aggiungere, caro Federico, caro No, per Luca. questa recensione, per quanto riguarda questo film, mi sembra di aver in modo esaustivo Sì, detto sì, tutto. sì, sì, Naturalmente sì, sì, sì. vogliamo che i nostri spettatori interagiscano su qualunque film loro hanno visto, Certo, in modo da mandateci le vostre interporci impressioni sempre e comunque al e darci, 392 darci sempre un 61. confronto, perché la nostra è un'opinione, sebbene tecnica, facendo io teatro, voglio anche mettermi a confronto con qualsiasi decisione e Esattamente. diciamo visione di un film in modo neutrale da spettatore medio. Certamente, certamente. Stavo per ricordare i contatti per appunto mandarci le vostre impressioni o via email o via cellulare 392 61 65 224. Potete inviarci appunto la vostra opinione, sempre, comunque e dovunque. Ormai è una cosa che abbiamo fra virgolette sposato. Oppure l'email a radionofrontiere@gmail.com, anche su Facebook con Radio Una Frontiere Napoli, idem su Twitter, chiaramente, perché questi sono i nostri canali social. Io non lo ricordo mai, ma abbiamo anche un canale Instagram dove poi potete chiaramente vedere le foto che si fa per le varie puntate sia di Parole in Libertà che di Sottoporta Show in generale della radio, chiaramente.